La Repubblica deperisce per gli indolenti, i cinici, gli immemori e gli indifferenti, in qualche modo soddisfatti dello status quo, per l'arroganza degli improvvisati, sfaticati e incapaci, capaci solo di pessimismo inerziale e conformismo. La Repubblica vive della passione di chi considera il benessere di tutti una questione personale, di chi è capace di immaginazione, coraggio e competenza, e sa che diritti e reciproci doveri sono il fondamento del vivere assieme, del nostro completarci a vicenda, responsabili e solidali, liberi come persone e come cittadini, coscienti che l'esperienza storica per un verso e le nostre speranze per altro verso configurano lo spazio per agire la nostra democrazia, imperfetta, faticosa, preziosissima, rappresentativa ma non delegabile, perché chiede di essere partecipata, agita, rigenerata giorno per giorno. Dipende anche da noi la direzione del progresso della Repubblica che vogliamo essere in questo meraviglioso paese come in Europa. La Repubblica nasce dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Il referendum istituzionale è possibile perché ha alle spalle la liberazione, 25 aprile del 1945. La liberazione era la fine della occupazione dell'Italia. Il centro-nord è occupato dagli ex alleati nazisti, il centro-sud è occupato dalle avanzanti truppe degli alleati anglo-americani. Alle spalle di questo c'era stato l'8 settembre del 1943, la distruzione dello Stato, l'inizio di una guerra di liberazione che è stata anche guerra civile italiana. L'8 settembre del 1943 pose fine a quella che era stata la lunga stagione, la troppo lunga stagione fascista, a sua volta nata da menzogne incube della storia, dalla sventolata vittoria tradita nella prima guerra mondiale con le terre non consegnate all'Italia che le reclamava, il popolo che le voleva e quindi ancora gettarsi nella ferocia della guerra, con la quale Mussolini voleva avere una manciata di morti piuttosto abbondante da buttare sul tavolo della pace. Questi incubi nazionalisti, queste allucinazioni ideologiche hanno portato il nostro paese alla distruzione materiale e morale e hanno portato alla distruzione dello Stato. Da questo nasce la Repubblica. E da quel giorno nasce una vita politica fatta di partiti, fatta di Parlamento, sì, fatta di compromessi, fatta di crisi di governo, fatta di sentimenti diversi, fatta dell'arrabattarsi nell'imperfezione, nella necessità di trovare gli accordi, di trovare delle maggioranze. Ma quanto è bella l'imperfezione della Repubblica Democratica! Quanto è straordinariamente bella rispetto alla perfezione assassina e suicida degli incubi ideologici! E il fatto che dentro questa Repubblica poi tanto tornano le favole nazionalistiche, torna l'Italia, gli italiani che devono venire prima di tutto, tornano per parlare agli uomini e alle donne che hanno conservato un po' di memoria e un po' di ragionevolezza. State attenti a barattare la meravigliosa imperfezione di una democrazia con la suicida e assassina perfezione dei sogni nazionalisti e degli incubi ideologici, un baratto da non fare mai più. Il 2-3 giugno del 1946, grazie a un referendum istituzionale indetto a suffragio universale, gli italiani, dopo 85 anni di regno della dinastia dei Savoia, scelsero, sia pure dividendosi a metà, di far diventare l'Italia una repubblica costituzionale. Sì, perché nelle stesse date gli italiani furono anche chiamati ad eleggere i membri dell'Assemblea Costituente. Non tutti però ebbero l'opportunità di votare. L'Italia era appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, il voto si svolse tra le macerie dei bombardamenti, quando ancora centinaia di migliaia di italiani erano sparsi per i campi di prigionia in tutto il mondo. Nacque allora la nostra Repubblica parlamentare. Mentre si avvicina la data della sua celebrazione, si intensifica
il dibattito sul rapporto tra i poteri dello Stato, sul ruolo del Parlamento, organo centrale in una repubblica parlamentare, appunto. Nei primi anni 90 si discute incessantemente sulla necessità sostenuta da alcuni di garantire la governabilità del nostro paese, governabilità che secondo altri sarebbe però espressione di un depotenziamento del Parlamento. Oggi, un evento imprevedibile e inimmaginabile, la pandemia che ci troviamo, a vivere, riporta il Parlamento, al centro di una riflessione. Quale deve essere il suo ruolo nella nostra, democrazia? Un tema questo strettamente connesso alla tutela delle nostre libertà fondamentali e ai limiti entro i quali queste libertà, sia pure in una situazione di crisi sanitaria ed economica, possono essere compresse. Ebbene, anche a questo scopo, anche al fine di tutelare le nostre libertà fondamentali, la centralità del Parlamento resta essenziale, costituisce un baluardo a difesa dei valori che possono in qualunque modo essere contrastati dalle istanze delle forze politiche sostanzialmente antidemocratiche ed espressione di interessi di parte. Allora, viva l'Italia, Repubblica parlamentare! Il 2 giugno è la festa della Repubblica ed è la festa di tutti noi cittadini italiani. È un momento importante che ci invita a riflettere sul concetto alto di cittadinanza. Cittadini sicuramente si nasce, ma cittadini soprattutto si diventa. Infatti è con la formazione e con la crescita culturale che si acquisisce piena consapevolezza dei nostri diritti, dei nostri doveri e delle nostre libertà. Concetti spesso oggi scontati, ma per i quali nel passato personaggi importanti hanno combattuto fino al sacrificio della vita. In questo percorso di consapevolezza riveste un ruolo importantissimo la scuola, accanto certamente alla famiglia, anzi insieme alla famiglia, per cui obiettivo della formazione scolastica è quello proprio di arrivare alla crescita di futuri cittadini consapevoli. Questo percorso nella scuola si inizia dalla scuola dell'infanzia per continuare fino alle scuole superiori e proseguire all'università. Nella scuola gli insegnamenti legati alla cittadinanza sono codificati nell'educazione civica, che appunto tornerà il prossimo anno a scuola, e che però si ampliano a un discorso più ampio, perché i contenuti di cittadinanza, le abilità non si riducono a conoscere la Costituzione o alcuni contenuti, ma si ampliano proprio alla vita di cittadino che inizia e che deve essere maturata proprio all'interno della scuola. Quindi la scuola lavora sulle persone a 360 gradi, che possono essere definite tali soltanto se assumono comportamenti consapevoli di cittadinanza. Quindi la base è sicuramente una base di conoscenze, bisogna conoscere proprio dei contenuti, dei momenti storici dei quali non ci si può esimere. Poi si passa alla pratica di abilità sociali per arrivare alle competenze alte di cittadinanza. E dal punto di vista delle conoscenze è fondamentale la conoscenza storica, la conoscenza del nostro passato, di personaggi come appunto Luigi Einaudi e con lui tutti quelli che sono stati gli autori della Repubblica Italiana per permetterci oggi di vivere in una situazione di democrazia, una democrazia che i regimi totalitari hanno ostacolato, hanno reso impossibile e per i nostri studenti di oggi è importantissimo conoscere che cosa succede quando la democrazia è bloccata, quando è bloccata la libertà di pensiero e di espressione, proprio per evitare che nel futuro siano portati anche soltanto vagamente ad avvicinarsi a situazioni di questo tipo. E alla fine quello a cui noi puntiamo è quello di avere dei giovani cittadini con una cultura storica ampia, che non sia appunto soltanto di contenuti, ma che diventi un modello di vita, in modo tale che appunto quando loro diventeranno adulti saranno cittadini consapevoli e sapranno esprimere la propria cittadinanza in momenti alti come quello dell'avvicinarsi al seggio elettorale, momento spesso lasciato un po' inteso secondariamente, ma che invece è rilevante perché i nostri ragazzi a 18 anni vanno a votare, devono avere la consapevolezza in quel momento dell'azione che vanno
che vanno a compiere. Quindi il 2 giugno veramente è un'occasione privilegiata per riflettere sull'importanza dell'essere cittadini, oggi noi adulti e domani i giovani del futuro.